Nelle relazioni umane c'è l'accoglienza, c'è l'integrazione, il rispetto della dignità dell'altro, ci sono l'educazione ai sentimenti, ci sono una serie di valori che stiamo perdendo senza accorgercene. Per rendere vivi e attuali i presunti temi alati non esiste testimonial migliore del bambino. Ne sono venuti tanti a presentare i loro progetti sull'inclusione dei minori stranieri non accompagnati, ai quali è stata dedicata la giornata mondiale della bioetica proclamata dall'UNESCO, che a Napoli ha la sua base europea. E loro, i bambini di ogni etnia, hanno studiato e approfondito la condizione dei coetanei stranieri e soli. Come ti chiami? Rama, Elias, Alessandra, Aurora. E come vi trovate tutti insieme? Bene, Bene. bene, bene. Abbiamo lavorato ad un progetto insieme. E com'è stato questo progetto? Bello. Noi formiamo i bambini e al tempo stesso costruiamo la coscienza degli adulti. All'incontro, insieme a alunni e docenti che hanno partecipato al progetto, il procuratore minorile Maria De Lutzenberg, il garante per i minori campano Giuseppe Scialla, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e altri. E all'università telematica Pegaso e altre 10 università europee, proprio l'UNESCO ha chiesto di studiare. Un modello di armonizzazione delle procedure è un modello che accompagni poi questi ragazzi all'adultità.